Ebbene, amici e fratelli della congrega, questa maglietta è sporca, si riesce a vedere? Il sangue che cola, anzi colò dal taglio infertomi involontariamente, è scivolato sul lembo della camicetta, insanguinata. Bologna insanguinata, vi consiglio questo libro che dovete acquistare sulle maggiori catene di librerie online del Falò. Che fa nella vita? Scrive, viaggia, cazzeggia, lupeggia, serpeggia. Vaneggia, poetizza, romanza e scrive romanzi. Allora, uomini poco romantici, uomini poco passionali, sono un tipo sanguinario, sanguigno, ingrassato, molto accaldato, giallo, giallo noir, come i miei occhi, intonati al thriller della mia vita, qui incarnata. Quest'uomo scarnificato, boicottato, angariato, bistrattato, picchiato, sembra bello e dannato. Domani andrò a vedere questo film di Zampaglione, The Well. Il bene, The Well significa il bene? No, no. Il bene e il male. Allora, nel bene o nel male, si va avanti, tornando a volte indietro con la memoria. Questo Commissario Falò 3 è un libro di memories. Dovete rammemorare ciò. Uomini, rimembrate quando sarete avviliti da una vita mortificante il pensiero di acquistare un libro che emana luce, emana fetore, splendore, calore, no, è già troppo caldo, freddura. Allora, settimana impegnativa quella scorsa e negli scorsi giorni riguardare il padrino, parte prima e parte seconda, ma l'ombrato non c'è. Non volle partecipare malgrado l'Oscar vinto da lui, non ritirato, bensì acquistato, no, prelevato, deportato, no, acchiappato da rinviare. E allora si optò per un finale in cui si festeggia Vito Corleone, ma non si vede fuori campo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, quei bravi ragazzi, ma uomini tamarri. Voglio leggervi qui, un mio libro, no, un racconto, tratto dall'edizione tascabile scolastica, voi che avete bisogno di sussidi e sussidiari, racconti del terrore. Sì, sono tutti racconti scritti dal falotico, incarnatosi in Edgar Allan Poe, redivivo, resuscitato, racconti della mia vita terrificante, veramente allucinante, come il caldo asfissiato, bellissimo. Allora, vado dove ti porta il cuore. Quel libro della Tamara. Tamara Danà era una giornalista, una radiocronista, una speaker. No, Tamaro. Tamaro e l'amaro. L'amaro che ti fa un po' ubriacare per dimenticare l'amarezza. Allora andiamo avanti. Voi state al mare. Sempre lì ad affogare. Il cuore è rivelatore. È vero, sono e sono sempre stato nervoso, molto, spaventosamente nervoso. Ma perché dite che sono pazzo? Avete ragione. La malattia acuita i miei sensi, fra cui l'udito, riuscita a udire il rombo dell'aereo. Ma non li ha distrutti, non li ha soffocati. Comunque si soffoca, ma particolarmente affinato per me il senso dell'udito. Udivo. Uditori, ascoltatori, auscultate il vostro cuore, allora siete esperti di cardiologia, tutte le cose del cielo e della terra, io dico anche molte cose dell'inferno, ma questo non ci sta proprio a capo. Qualcuno deve disturbare. Come può essere lungo che io sia pazzo? Aiutatemi, no, ascoltatemi e osservate con quanta lucidità, con quanta calma. Io posso narrarvi, sì, perché io devo prendere del valium, dei calmanti, quindi sono calmissimo, e poi divento scalmato. Posso narrarvi per filo e per segno tutto ciò che accade. È impossibile dire come l'idea mi sia entrata per la prima volta nel cervello, ma non appena è... sono un attimo distratto perché stanno continuando a rompere i coglioni, questi cafoni, vicini, uditori di me, disturbatore, no? È impossibile dire come le sia entrato
per la prima volta l'uccello nella fine. No, allora, ma non appena l'ebbi concepita, beh, sempre però poi c'è, viene concepito, no? Il bambino può, può diventare padrino. No, l'ebbi concepita mi è ossessionato, no, ti so, facciamo insieme. Scopo? Scopo? No, scopo non ne avevo. Oddio neppure. Volevo bene al vecchio, comunque. L'odio? L'hater, gli odiatori, haters, plurale, i detrattori, la gente che va in trattoria, la gente che va in trattoria, e un altro giorno passa via, trascorrendolo nella malinconia, no? Allora, in Puglia c'è il mar, Iono, insomma, iodio nelle piscine, allora, capisci? Insomma, volevo bene al vecchio, non mi aveva mai fatto del male, non mi aveva mai insultato, non desideravo il suo oro. Credo fosse il suo occhio, sì, fu proprio così. Aveva l'occhio di un avvoltoio, io occhio. Stato un occhio, figlio d'occhio, un occhio pallido, azzurro, coperto di una pellicola cinematografica. Ogni volta che esso si posava su di me, il mio sangue si raggelava, e così per gradi, centigradi, centigradi, no, per gradi... 40 l'ombra, no, per gradi molto lenti. Tra l'altro oggi pomeriggio devo andare dall'ottico. Io dico, io faccio fall'ottico, non fall'ottico, perché ho perso gli occhiali. Quindi dobbiamo misurare la gradazione di cielo e poi. No, io ho deciso di togliere la vita al vecchio e sbarazzarmi così per sempre di quell'occhio. Ora questo è il punto. Voi mi credete pazzo? Ah no, ma i pazzi non capiscono nulla, mentre avreste dovuto vedere me. No, invece i pazzi capiscono tutto, per questo che sono impazziti. Sì, sì, così. Avreste dovuto vedere con quanta accortezza procedetti, con quanta cautela, con quanta preveggenza, con quanta dissimulazione mi misi all'opera. Mai fu così gentile col vecchio. Chi? Fui così gentile col vecchio come durante la settimana prima che io lo uccidessi. Ora cambiamo intonazione, diamoci qualche impressione. Con cadenze, uomini caduti, uomini cadenti, uomini senza capelli. Allora, ci vuole, diciamo, l'uomo può avere di meno poi. E ogni sera verso mezzanotte girava il poletto della sua porta a primo luscio. Oh, come piano, cioè pianissimo. E pian piano. E poi, una volta ottenuto un'apertura sufficiente perché la mia testa potesse passarvi, mettevo dentro una lanterna cieca, tutta chiusa e chiusa, in modo che non ne uscisse, qui ci vuole più bolognese, nessuna luce. E poi spingevo innanzi il capo, o avreste riso nel vedere con quanta furberia lo insinuava nell'apertura. Ma furberia che significa? Ma questo fa l'altro, perché si dà la buffoneria? Lo muovevo lentamente, molto, molto lentamente. Ecco, sono qui seduto come Arnold Schwarzenegger in True Lies, che ordina a sua moglie, lui coperto, diciamo nascosto al buio, spogliati ora, molto, molto lentamente, dai. Sei una donna molto, molto caliente. Spogliati molto, molto lentamente, dai. Eccitami progressivamente. Lo muovevo lentamente, molto, molto lentamente. Up and down, dentro, tutto dentro, molto, molto lentamente. Per prolungare, diciamo, tutto allungato, grosso, il piacere incommensurabile, in modo da non disturbare il suono del vecchio. Mi ci voleva un'ora intera, intera è stata scritta, quando è, per far passare tutta quanta la testa entro la fessura. Quale fessura? In modo da poterlo vedere mentre giaceva sul letto. La fessura, il letto, abbiamo capito di quale fessura si tratta, la fessura, membrana, vagina, no, un pazzo avrebbe agito con altrettanta vedutezza. Poi quando tutta la mia testa, testo testicoli, era entrata nella stanza, scoprivo, la terra cautamente, oh quanto cautamente, cautissimamente, poiché i cardini scricchiolavano. La scoprivo giusto quel tanto, quel vedo, non vedo, no? Di far cadere un unico sottile raggio sull'occhio da avvoltoio. Ricordate quella canzone di chi è? Degli 883, gli avvoltoi. E questo feci brutto, feci
strada di merda, le feci per 7 lunghe notti, esattamente ogni notte a mezzanotte, ma trovavo l'occhio sempre chiuso, così che mi era impossibile compiere la mia opera. E quindi sto, la mia opera, comunque, diciamo, questo cinema di Zambaglione si ispira, cinema di Argento, possiamo ricordare quell'opera sottovalutata che è opera, no? Operai, poiché non era il vecchio che mi irritava, ma il suo occhio maligno. E ogni mattina, quando il giorno spuntava, il giorno spunta, perché non c'è luce, no, c'era la luce, non c'è luce che non sia creata da Dio. Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e anche le creature del giorno e della notte, e l'atmosfera e il globo terrestre, che è un essere animato e quindi sputa. No, il giorno spuntava, entravo baldanzosamente nella stanza e gli parlavo con audacia, chiamandolo per nome, in tono cordiale, e gli chiedevo come avesse trascorso la notte. Poi gli offrivo, diciamo, al risveglio, dopo l'eiaculazione, no, una buona colazione. Perciò capirete che avrebbe dovuto essere un vecchio molto astuto per sospettare che ogni notte, a mezzanotte in punto, io lo spiavo mentre egli dormiva. L'ottavo giorno il mondo era stato creato una schifezza. No, l'ottava sera fui più cauto del solito nell'aprire. Qui c'è uno spazio di troppo, però. Nell'aprire uno spazio. Quale spazio? Lo spazio. La porta. Siamo sicuri. Una lancetta da un orologio dei minuti si muove più rapidamente di quel che si muovesse la mia mano. La mia mano, mai prima di quella sega, no, di quella sera avevo sentito con tanta intensità, facciamo miseria, tutta la somma dei miei poteri e della mia sagacia. Stentavo a trattenere la mia sensazione di trionfo. Comunque, questo come servono tre, vado a parare sul famoso bar detto Trionfo, dislocato, ubicato, ma ancora esiste, no, su Google Maps non c'è. In quel tipo mare che è in provincia di Matera. Torniamo al padrino, parte seconda, la festa di San Rocco. Pensate, l'uomo ha finito di renderizzare un video. Pensare che ero lì a chiudere la porta, con la T di tro, quindi la porca. No, a poco, caro porco. No, senza che egli neppure lontanamente sospettasse le mie erezioni. No, azioni e i miei pensieri segreti. Per poco non mi misi a sogghignare. E forse egli mi intese, poiché a un tratto si mosse sul letto, quasi risvegliato di soprassalto. Voi forse ora crederete che io arretrassi, ma non fu così. Ero già arretrato, un ragazzo svantaggiato. No, voi forse ora crederete che io arretrassi, ma non fu così. La sua stanza fittamente immersa nelle tenebre, le tenebre, altro masterpiece, grande dall'argento, era nera come la pece. Pece, basta togliere la prima E e aggiungere la nera come la pace. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Allora, perché le poste erano saldamente chiuse e sprangate per timore di ladri. Perciò ero certo, veramente. Perché l'uomo, diciamo che è pazzo, si identifica anche con l'uomo lupo, col cervo. E poi canta, parodiando la famosa canzone del canto coccente con ritornello. Io rinascerò, cervo di montagna, e sentirò tutta la tua figa che si batte. No, ero certo che non mi potesse vedere nell'atto dei cieli, nell'atto di aprire l'uscio, e seguitai quindi a spingere la maniglia in avanti, sempre più in avanti, senza esitazioni. No, quando uno ci dà dentro, già avevo messo dentro, una volta che dentro è difficile poi. Se non usate il profilettico, attenzione, perché nel momento della massima eccitazione l'estrazione potrebbe essere molto complicata. Dai, stacca, no. Bisogna agire con cautela e poi schizzare dall'altra parte. E stavo per aprire la lanterna quando il mio pollice, questo video merita il pollice su, pollice verso, giù, oppure il dito medio. Quando il mio pollice scivolò sul gancetto di metallo, il vecchio balzò a sedere sul letto e gridava: «Chi è là?» E si scivola la voce del vecchio: «Chi è là?»
il vecchio del buono, il brutto e il cattivo. Rimase perfettamente immobile, non proferì sillaba. Durante un'ora intera non mosse un solo muscolo. Neanche questo. Eppure in tutto quel tempo non lo intesi riadagiarsi. Era sembra sedere sul letto in ascolto, esattamente come avevo fatto io notte per notte, mentre ascoltavo gli orologi della morte rintoccare sulla parete. Infine avvertì un gemito sommesso. Oh! E compresi che era molto eccitato. No, che era un gemito di un terrore mortale. Non era né un gemito di sofferenza, né un gemito di dolore, ma di piacere. No, no, era l'ansito. Un muolio, diciamo, soffocato contenuto che si leva dal fondo dell'anima, allorché questa è sopraffatta dalla paura. Conoscevo bene quell'ansia. Più di una notte, mezzanotte un punto, quando l'universo intero giaceva addormentato, esso si è levato dal mio petto, incupendo con i suoi spaventosi terrori che mi dilaniavano. Ripeto che lo conoscevo bene, capivo che il vecchio sentiva e avevo pietà da lui, benché dentro di me singhiozzasse. La cosiddetta risata sotto il baffo, quella che si fa, diciamo, Vito, Andolini, poi Corleone, De Niro, no? Sapevo che si era svegliato sin dal primo leggero rumore. Avete udito questo leggero rumore? E sembra l'aereo che sta rompendo il coglione. Ci siamo persi. Persi nel bosco. Nella selva oscura. Quando diventa duro, ma non per via di una TV. Sono video goliardici, non abbiate paura, uomini timorosi, uomini afflitti da pallore come me, devo prendere un po' di sole. Da calore, no, da paura. Io sono anche un pavone, pavoneggiandomi, vado fregandomi, bellissimo. Chi se ne frega, me ne frego. Allora, me ne frego, me ne fotto. Allora, da quel momento i suoi timori non avevano fatto che crescere dentro di lui. Doveva aver tentato di giudicare senza motivo, ma non era stato possibile. Certo, si era detto, deve essere semplicemente il vento nel cammino, oppure un topo, il fanatico, che attraversa il pavimento. Oppure, forse soltanto un grillo parlante, quello di Pinocchio, che ha trillato un'unica volta. Sì, certo, doveva essersi confortato con queste superstizioni, no, supposizioni, ma doveva averle trovate tutte inutili, perché la morte, con la M maiuscola, la M di maschio, no? Avvicinandosi a lui era venuta avanzando entro la sua nera ombra, aveva avviluppato la sua vittima, come quando la donna trapinghia, l'avviluppa e intanto si sviluppa. Che cosa? Ed era il lugubre influsso dell'ombra invisibile che gli faceva sentire, benché non potesse né udire né vedere, che gli faceva sentire la presenza della mia testa all'interno della stanza. Poi c'è anche la presenza dei testicoli all'interno della stronzetta. Allora, dopo aver aspettato a lungo con infinita pazienza, senza aver udito riadagiarsi, decisi di socchiudere, appena appena, una sottilissima fondina. La fondina che si mette nella piadina, no, finitura nella lanterna. L'aprì dunque, non potete immaginare con quanta cautela, bisogna stare molto attenti. Quella zona lì è molto delicata, quindi bisogna entrare molto dolcemente, molto, molto lentamente. Sinché un sottilissimo, tenuissimo superlativo, usato diciamo in maniera un po' inappropriata, ecco, raggio simile al filo di un ragno, abbiamo i topi, i ragni, che schifezza, balzò fuori dalla fenditura e cadde in pieno sull'occhio di avvoltoio. Poi dovrei usare un cavalletto, un bavoldendro, con una per la finestra per tutta l'estate, molte cavallette. Allora, uomini, io sono una blatta mantenuta, io mi mantengo bene, so come mantenermi e come mantenervi su di morale. Era aperto, tutto aperto, completamente spalancato, e nel fissarlo la furia mi invase. Lo vedevo distintissimamente,
tutto di un azzurro opaco, con quell'odioso velo che lo ricopriva e che faceva raggelare persino il midollo delle mie ossa, ma non potevo vedere altro del vecchio, né della sua faccia, né del suo corpo, poiché avevo rivolto il raggio come per istinto proprio su quell'unico maledetto punto, punto C. E non vi ho forse detto che ciò che voi scambiate per pazzia altro non era che un'esasperazione dei miei sensi, la troppa sensibilità, il ragazzo è troppo senziente, diciamo. La gente dice che non capisce niente, capisce tutto, per questo che soffro mezzamente su ragazzi. Allora, ebbene, ecco che ora le mie orecchie, care orecchione, percepivano un rumore sommesso, soffocato, veloce, simile a quello che fa un orologio quando è avvolto nel cotone. Poi il cotone, Marlon Brando. Cotone! Grande Diego Abbatalona, quel film con Laura Antonelli, avete presente? Stavo per risvegliare la bestia, la verve, donna. Anche quest'uomo conosceva il battito del cuore vecchio. Poi tutti quei modi di dirmi fai battere il cuore. Okay. Questo aumentò il mio furore allo stesso modo che il rullare di un tamburo stimola il coraggio del soldato, che poi sia. Ma anche allora mi trattenne e rimasi immobile. Come diceva Totò, la donna è mobile, io sono il suo mobiliere. Respirava appena, tenevo la lanterna ferma. Pur essendo stato giudicato pazzo e infermo di mente, ero fermissimo con la mano. Abbiamo parlato di coloro che sono cardiologi, ci sono anche coloro che stanno alla chirurgia, alla cartomanzia. Cercavo di vedere sino a quando avrei potuto resistere. Ma a che punto sarei riuscito a mantenere immobile questa sedia, un cazzo, sull'occhio il raggio, frattanto, il tam tam, allora, tam tam, due t, come frattanto. L'infernale del cuore aumentava, si faceva sempre più rapido, anche perché qua sta venendo sempre più caldo, è sempre più forte ogni attimo, ci prenderà un inferno. Il terrore del vecchio deve essere stato infinito. L'infinito lo parte, citato qui, le ricordate di comprare questo libro. Sempre cara, ma fu questa epocolla, e questa sì, perché da quando avrà l'ultimo orizzonte il guarda esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi, va da quello a quello, e il suo romano silenzio e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo che per poco il cuore non si spaura, vado e ti porto il cuore, e come il vento, tu stormi tra queste piante, quello infinito silenzio, questo infinito silenzio, questa voce l'ho comparata, mi subì l'eterno, le morte stagioni, e la presente viva, e il suono di lei. Così, tra queste immensità, s'annega il pensiero mio e il naufragare. Ma è dolce questo mare. Ho saltato qualcosa. Vabbè. Se andiamo, arriviamo alla fine. Allora, la fine è questa. Ma scalzolo, là, smettetela di fingere, confesso il delitto, togliete quelle tavole. Qui, e batte del suo odioso cuore, basta. Naufraga. Ora, io vi faccio un'offerta, non potete rifiutare, non potete. Dovete tutti i libri del farò acquistare. Vi dovete fare una cultura. E povera sfigata disgraziata, cercate di farvi anche boccatore. Arriviamo al grande Al Pacino di Donna Brasco, doppiato da Cennini. Come dice? A Johnny Depp. Ehi, donne! Donne, facciamoci un giro! Johnny Depp non lo vedremo a Venezia, come ho detto, però ci sarà Al Pacino. Allora, uomini, visto che movimento di bacino, vi mando tanti bacini, che vi posso dire? Esiste un cortometraggio con documentario sulla lavorazione di Divine Rapture, film mai terminato di Johnny Depp con Charlie Harold. L'esordio e registro di Johnny Depp avvenne con The Brave, il coraggioso. You understand? Il falottico. Quando pensate che sia steso, è sempre più disteso. Buona giornata.